Nella recensione precedente vi avevo detto che dopo Bastainverno ci sarebbe stato il capitolo su Appollusa. Mi ero sbagliato clamorosamente. Il capitolo successivo è su Applebloom, la sorella di Applejack, in cui in questo capitolo è ossessionata dall'avere in tempo il cutie mark prima della festa di compleanno organizzata dalla sua compagna di classe, Diamond Tiara, perché lei è l'unica che non ha ancora un cutie mark. E qui si mostra il primo esempio di razzismo fra i pony, perché se non hai un cutie mark sul fianco e sei quindi chiamato fianco bianco, vieni preso in giro, denigrato, cioè proprio una cosa brutta. E quindi Applebloom durante tutto l'episodio cercherà di avere il cutie mark, non riuscendoci. Però farà la conoscenza di Sweetiebell, la sorella di Rarity, e, che è un unicorno, e un Pegasus di nome Scootaloo, della sua stessa età, e diventeranno amiche fondando un club chiamato le Cutie Mark Crusader, perché insieme si uniranno per cercare di trovare i propri cutie mark, facendo vari lavori, vari mestieri, vari sport, e le vedremo spesso e volentieri in vari capitoli della serie in cui ci proveranno. Riusciranno a farcela soltanto nel 18° episodio della 5ª stagione. Però devo dire che questo loro tentativo di avere il cutie mark e i tipi di cutie mark che otterranno rendono questo motivo, questi tentativi molto sensati e logici, cioè è una delle cose più studiate e perfezionate della serie. Se tutto quanto fosse stato così sarebbe stata una serie ad hoc in tutto, però vabbè. Nella puntata successiva c'è la gara di pony resistenza ideata da Applejack e Rainbow Dash per vedere chi tra loro due è la più tosta. Vincerà Rainbow Dash, però Applejack l'accuserà di aver barato visto che ha usato le ali e Applejack non ce l'ha. Decideranno quindi di fare un'ultima gara, approfittando del fatto che il giorno dopo questa loro sfida ci sarebbe stata la corsa delle foglie. Ed è chiamata così una corsa fatta dai vari pony, una vera e propria gara di corsa degli abitanti di Ponyville, in cui correranno fra gli alberi vicino all'Ivory Free Forest per far cadere le foglie e facilitare così l'autunno, perché ricordiamolo che lì le stagioni devono essere aiutate dai pony, altrimenti non avvengono. E ovviamente prenderanno in giro Twilight, che non ha mai partecipato a queste gare, non ha mai fatto queste cose, e quindi scherzeranno sul fatto che lei è lì a partecipare. Ma il fatto è che loro si erano promesse, Applejack e Rainbow Dash, di arrivare prime, arriveranno ultime, perché durante la gara non faranno altro che farsi lo sgambetto a vicenda, imbrogliando e cercando di ostacolare l'una l'altra. Sarà un casino, e infatti perderanno arrivando ultime. E Twilight non è che vincerà, però arriverà quinta. Chi è arrivata prima non si sa, forse Derpy, non lo so. Quindi loro rimarranno stupite, però Twilight gli farà loro presente che non è stato difficile superarle e batterle, perché non hanno fatto altro che spintonarsi e farsi gli sgambetti, e quindi è normale che abbiano perso. Verranno anche un po' rimbeccate anche da Princess Celestia, che era andata lì per assistere alla corsa, e loro, Applejack e Rainbow Dash, si sentiranno in colpa, faranno un'ultima corsa per far cadere le ultime foglie, visto che con il loro sgambettarsi non avevano fatto cadere delle foglie, e faranno quest'ultima corsa. Diciamo che questo episodio è molto importante, è uno dei più forti, perché parla di un messaggio molto importante, cioè quello della lealtà sportiva. Cioè, se tu fai uno sport non devi imbrogliare per poter vincere, devi allenarti e impegnarti con le tue forze, perché se provi con l'imbroglio, con l'inganno, ostacolando i tuoi avversari, potenziandoti non legalmente, diciamo, lì perdi. Cioè, anche se vinci, hai perso. Non devi fare scorrettezze durante lo sport. Lo sport lo devi giocare pulito. E questo è davvero un bel episodio, con questo insegnamento davvero molto profondo. Un altro episodio con un bel insegnamento è quello successivo, in cui Rarity sta realizzando il suo vestito per il Gran Gala Galoppante e decide di realizzarne uno anche per le sue amiche. Il problema però è che queste amiche, quando vi vengono mostrati i vestiti, sono un po' titubanti. Lei è invece tutta entusiasta, addirittura ha organizzato una sfilata di moda per mostrarli, però le sue amiche la convincono a modificare i vestiti secondo i loro gusti, visto che i vestiti devono andare a loro, e quindi li dovrà modificare totalmente, e verranno fuori degli aborti vestiari tremendi. E infatti
tutti quanti vedendo quei vestiti durante la sfilata rideranno, prenderanno in giro questi vestiti, anche un critico di moda molto famoso che sarà lì, non mi ricordo il nome, non riuscirà a credere a quello che vede, parlerà di una vera e propria oscenità. E quindi c'è Rarity disperata, le sue amiche comprenderanno l'errore che hanno fatto e l'aiuteranno completando il vestito di Rarity che non aveva avuto il tempo di finire perché doveva modificare i loro, e torneranno a prendere i vestiti che lei aveva fatto all'inizio. Faranno una seconda sfilata dove infatti il critico rimarrà entusiasta per questa altra mostra di moda, sfilata, vabbè, so. E quindi di tutto finirà bene, per fortuna. Questo episodio insegna a non criticare un regalo che ti viene dato che neanche ti aspettavi. Cioè, appunto, a caval donato non si guarda in bocca. Cioè, non devi essere pignolo. Cioè, guarda, ti ho regalato un DVD. No, io voglio il Blu-ray. Guarda, ti ho preso un gioco per la PlayStation 3. Voglio quello della PlayStation 4. No, appunto, cioè, ti hanno fatto un regalo che neanche ti aspettavi. Accettalo. Non fare lo strom e dire di no, grazie, oppure no, lo voglio meglio. Cioè, ma che figure fai? E infatti è davvero un bel insegnamento. L'episodio successivo, l'insegnamento sì c'è, però è talmente divertente questo capitolo che veramente io me lo vedo e lo rivedo e mi piego in due da ridere tutte le volte. Si tratta dell'intuito di Pinky. Questo capitolo parla di questa strana capacità che ha Pinkie Pie, che come sappiamo Pinkie Pie ha anche il potere di sfondare la quarta parete come Deadpool, cioè continua a far vedere che sono in un cartone animato, cioè è troppo divertente. Uno dei suoi poteri più usati è quello della coda che trema e che l'avverte che un oggetto sta per cadere. Twilight a questa cosa non ci crede, a tutte queste sue grandi capacità, anche per esempio la capacità di intuire se una porta si sta per aprire, se sta per accadere qualcosa di insolito, ma Twilight non riesce a crederci perché lei si basa sulla scienza e sulla magia soprattutto, ma la magia classica, e questo intuito di Pinky è una cosa che non c'entra né con la scienza né con la magia. Prova a fare dei test su Pinkie Pie, la segue di nascosto finendo clamorosamente per farsi male, alla fine sembra proprio una reduce di guerra, una mummia quasi, tutta bendata, tutta malconcia, poveretta, fa pena. Per riuscire a capire, insomma, questo misterioso potere di Pinkie Pie. Pinkie Pie, tra l'altro, se n'era pure accorta. E la cosa anomala che avviene successivamente è che Pinkie Pie di colpo trema tutta con il corpo e dice che è qualcosa di nuovo. Sente che sta per avvenire al laghetto delle rane dove è andata Fluttershy, che potrebbe essere in pericolo, e quindi Twilight, Applejack e Spike correranno insieme a Pinkie Pie a vedere se Fluttershy sta bene. Sembra di sì, ma di colpo compare un Hydra, devono scappare da esso. Allora Twilight pensa, una volta scappati, che era quello il pericolo che avvertiva Pinkie Pie, invece lei continua a tremare, quindi il problema è qualcos'altro. Non sa cosa, però è un'altra cosa ancora. Alla fine Twilight, esasperata, si infuria come una biscia e si incendia, tipo l'incendiaria di Stephen King, con la criniera e la coda che prendono fuoco, gli occhi rossi. Infatti tutte loro si spaventano, anche Spike che prende fuoco praticamente. Infatti i Broni mi hanno fatto i disegni dedicati a Twilight incendiaria. Poi però dopo questo sfogo incendiario di rabbia, alla fine Twilight si arrende e capisce che per quanto siano incomprensibili i poteri di Pinkie Pie, esistono, si avverano e sono esatti, cioè tutto quello che lei avverte avviene, quindi anche se Twilight non riesce a capirlo, riesce finalmente a credere a questo potere misterioso di Pinkie Pie. Appena lei prende coscienza di questo, Pinkie Pie smette di tremare, quindi Pinkie Pie capisce che il cambiamento improvviso che avvertiva, questa cosa nuova, era l'accettazione di Twilight sui suoi poteri. E quindi l'episodio finisce così, con Twilight che lo accetta. E questo episodio ti fa capire che una cosa che c'è, anche se tu non la capisci, comunque esiste, anche se non riesci a capire come mai c'è, è una cosa che c'è, quindi accettala, non ti scervellare come un pazzo a cercare di capire. Cioè, se una cosa non riesce ad avere una valida spiegazione, però più o meno esiste, quindi accettalo, basta. Ecco, quindi questa è la fine, quello che capisco, che ho capito io. Poi se qualcuno ha visto anche qualcos'altro mi faccia sapere, i commenti sono ben voluti, anche le critiche,
Poi ci sarebbe l'episodio dell'arco bunsonico di Rainbow Dash, ma siamo a oltre 10 minuti e quindi io la interrompo qui. Ci vediamo quindi alla prossima puntata della Super Ultra Mega Recensione e grazie per la pazienza di aver visto il video. Alla prossima quindi, ci vediamo.